Ci siamo riunite nel buio, quando gli animali, i campi e gli anziani costretti a letto non avevano più necessità di soddisfare. Ho pensato che da sempre siamo abituate a essere definite attraverso il bisogno di qualcun altro. Anche adesso siamo uscite dall'oblio solo perché servono le nostre gambe, le braccia, i dorsi irrobustiti dal lavoro. Nel fienile silenzioso siamo occhi che inseguono altri occhi, in un cerchio di donne di ogni età. C'è chi ha il figlio attaccato al seno, qualcuna è poco più di una bambina, se di questi tempi è ancora ammesso esserlo. Se in questa terra aspra che non concede mai nulla per nulla sia mai stato possibile esserlo. Mi guardo le mani. Non sono quelle delle dame di cui leggo nei libri di mio padre. Unghie crepate, schegge che hanno formato calli e un reticolo di ferite rapprese le une sulle altre. In alcune il terriccio è penetrato in profondità e diventato carne. Il sangue che ho stillato goccia a goccia nei solchi dei campi mi ha resa più che mai figlia di questa valle. Le mie compagne non fanno eccezione, hanno corpi forgiati dalla fatica con cui conviviamo ogni giorno. Nate con un debito di lavoro sulle spalle, diceva mia madre, un debito che ha la forma della gerla che usiamo per cullare i figli, così come per trasportare fieno e patate. I bagliori della lampada a olio ci trasformano in confini tremolanti tra ombra e luce, tra ciò che desiderio e ciò che è obbligo. Non siamo abituati a chiederci che cosa vogliamo davvero, ma questa notte, per la prima volta, dovremo farlo. Ci hanno appena dato il permesso di tornare nelle nostre case e adesso dobbiamo uscire per andare a rischiare la vita. Viola dà voce al pensiero di tutte. Io e lei siamo nate la stessa notte di Natale del 1895 e ci sentiamo sorelle, ma la sua lingua è sempre stata più sciolta e veloce della mia. Hanno capito che vivere nell'ultimo paese prima del confine e parlare un dialetto tedesco non vuol dire stare dalla parte degli invasori. Non è mai troppo tardi, mormora Caterina. È la più grande tra noi e in apparenza la più calma. Sembra non possa essere scalfitta come la pietra più resistente, come una pietra rimasta immobile da quando ci ha raggiunte, curva nella veste scura della vedovanza, i capelli lanuginosi e striati di bianco raccolti in una crocchia bassa. In verità, sotto lo scialle, le dita nocchiute come legno di fiume, non hanno mai smesso di lavorare a maglia. Sospettano ancora di noi, altro che, ribatté Viola. Se no, perché mandare i nostri uomini sul Carso invece che sulle montagne che conoscono? Tu il marito non ce l'hai, Viola, e nemmeno il fidanzato. La zittisce Caterina senza mai alzare lo sguardo dalla calza che prende forma tra le sue ginocchia. Forse per questo sei arrabbiata. Ora dove lo trovi uno disposto a prenderti? Le più giovani ridono, le altre donne si concedono un sorriso fugace, come se fosse indecente dimenticare la morte anche solo per un istante. Forse lo è, o forse invece sarebbe necessario. Viola si ritrae, pizzicata da un pungiglione che intendeva essere benevolo. Qualcuno è rimasto, dice, con tono così sommesso che sembra voler rincuorare se stessa. I suoi occhi sfuggono alle redini della volontà e mi cercano. So a chi sta pensando e lo sanno anche le altre. Le attenzioni che Francesco Maier mi riserva la consumano da mesi. Il figlio dello speziale è abituato a prendere senza chiedere e non intende ragioni. Non ricambia il suo interesse, ma Dio non voglia che Viola si allontani da me.
Lucia, rimasta in silenzio fino a questo momento, ci viene in soccorso con l'istinto materno che le è proprio fin da quando era ragazzina e badava a noi, più piccole di qualche anno. Magari lassù, tra le cime, incontrerete un bell'alpino, dice. Scoppiamo a ridere, finalmente mi sembra di poter respirare. Ma il silenzio ritorna presto sulle nostre bocche. Mi pare di assaporarlo, ha la consistenza vischiosa e il sapore salato del dubbio. Più te ne cibi, più ne avverti il bisogno e alla fine le labbra sono secche, la gola riarsa. In questa notte di inquietudine affioriamo l'oscurità come se vi fossimo avvezze, ma in realtà non lo siamo affatto. Abbiamo grandi occhi lucidi, ventri concavi e schiene vigorose avvolte negli scialli neri della tradizione. Le sottane delle faccende quotidiane con l'orlo brunito dalla terra trattengono ancora l'odore del latte molto prima del vespro. Conosco da sempre ognuna di loro, ma è la prima volta che le vedo spaventate. Sui monti attorno a Timau i cannoni sparano. È il diavolo che si schiarisce la gola, ha detto un giorno Maria, sgranando il rosario da cui non si separa mai. Mi domando come sia possibile decidere del nostro destino così, tra questa paglia muffita che durante l'estate non sarà sostituita da quella fragante, perché nessuna di noi salirà sui costoni a falciarla. Lucia stringe il figlio addormentato tra quelle braccia talmente forti da poter cingere il mondo intero. Nonostante la giovane età, con la sua forza quieta, è sempre stata un punto di riferimento per noi, ora più che mai. Noto gli occhi cerchiati di nero e sto per chiederle se oggi abbia mangiato qualcosa di più di una patata. Riceve 80 centesimi al mese per il marito soldato sul Carso e 30 per ciascuno dei 4 figli. Non è abbastanza. Io vado. Agata, tu che cosa vuoi fare? Mi precede Lucia all'improvviso. Per un attimo non trovo le parole. È così difficile sceglierle. Impastate come sono con l'incertezza e la paura, amalgamate in un patto di obbedienza e cura che nessuno ha mai preteso a voce, ma che dimora nel sangue di madre in figlia. Che cosa voglio fare? Non me lo ha mai chiesto nessuno. Guardo queste donne, le mie amiche. Viola, l'esuberanza e l'entusiasmo. Caterina, la saggezza pacata e a volte ruvida della maturità. Maria, un po' discosta, il rosario tra le dita è sempre una preghiera sulle labbra. So che la mia risposta chiamerà, come in una catena, anche le loro, e questa consapevolezza mi spaventa. Sono un uccello di richiamo che forse canterà per imprigionarle in un'impresa suicida. Ma poi Lucia mi sorride, di quei sorrisi che conducono l'anima alla docilità. Conosciamo queste montagne più di chiunque altro, mi sta dicendo nel suo silenzio. Le abbiamo salite e scese tante volte. Sapremo proteggerci se necessario. Del resto, sono consapevole, se non rispondiamo noi donne a questo grido d'aiuto, non lo farà nessun altro. Non c'è nessun altro. Vengo con te, mi sento uscire dalle labbra. Lucia annuisce, un gesto breve quanto solenne, prima di posare un bacio sulla fronte del suo piccolo. Andiamo, sussurra, altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame.